E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con l'arma distruttiva più forte che esista in questo gioco. Sto parlando del prospettore, il lanciagranate esotico che nessuno ha mai considerato in questo gioco, ma che ho provato per un video e è veramente veramente devastante. Il perk esotico del prospettore si chiama escavazione e ci dice: tieni premuto R1 per lanciare granate e rilascia per far detonare simultaneamente tutte quelle attive. Le granate si attaccano alle superfici e incendiano i bersagli. Essenzialmente il perk di quest'arma è che le granate che lanciamo appunto con il prospettore diventano delle mine che possiamo o far esplodere a nostro piacimento, oppure possiamo lasciare là in attesa che qualcuno ci passi sopra e le faccia esplodere. Ora vi faccio vedere un attimo come si comporta l'arma in cagnolo, perché è veramente qualcosa di devastante. Ok, sono riuscito a prendere anche subito le pesanti. Adesso voglio farvi vedere. Ok, questo qua era diciamo una kill abbastanza normale. Volevo farvi vedere un attimo cercando di piazzare le mine come trappole. Per esempio, se adesso piazzassi due mine qua, oppure anche qua, li piazzo a caso. Vabbè, lui è, cioè, passato sopra ed è esploso. Sono esploso anch'io, ma vabbè, non è un altro discorso. E questa è una cosa che mi fa veramente impazzire, perché in chat si fanno delle kill a casissimo. Uno magari cerca di sparare a un tizio, lo uccide, però nello sparare rimangono piazzate le mine e quindi poi ne passa un altro sopra e muore. Cioè, è veramente bellissima. Ora, per esempio, se io piazzassi semplicemente delle mine, tipo questo qua, ma visto, gli piazzo tutte le mine qua. Il nemico sta vincendo. E un po' qua. Vediamo che le piazzo così e me ne vado. Ok? Lascio. Vabbè, quelle ormai sono esplose. Dopo un po' ovviamente esplodono. Però se ci passasse sopra. Passasse sopra, passasse sopra. Fatto, l'ho ucciso. Perché gli è esplosa la mina e poi vabbè, quell'altro l'ha finito. E eccole. Vedo l'ora di vedere che cosa ci farà. Lasciando il fatto che non so se laghino loro, laggo io, ma doppietta così a caso. Cioè, vedete, è qualcosa di strabiliante. Uno piazza granate a caso e la gente ci passa sopra. È bellissimo, è bellissimo. È un'arma spettacolare. Io penso che se tutti usassero quest'arma saremmo tutti più felici al mondo. Vediamo un po', piazziamo un po' di granate a caso e vediamo quello che succede, eh. Tipo là, qua ce ne mettiamo due. Tanto prima o poi passi. Il problema è che bisogna metterle in posti dove sappiamo che prima o poi passerà qualcuno, altrimenti dopo un po' esplodono e diventa abbastanza inutile. Per esempio qua l'ho pensato un po' troppo a caso e non ho fatto praticamente. No, non ho fatto nessuna kill praticamente. Per esempio voglio provare a metterle tutte quante su una zona che stanno per conquistare. Anche possiamo metterle anche tutte qua. Passa, no? Scemo. 3 minuti rimasti. Quello sicuro non passa. Hai conquistato la zona A. Avete la zona di vantaggio. Il problema è questo, che bisogna cercare, cioè, che esplodono dopo un po' esplodono, quindi è un po' una palla sta cosa. Bisogna cercare di piazzarle in punti dove sappiamo che passerà qualcuno, oppure dove non si aspettano, insomma, che li piazziamo. Essenzialmente dicevo, bisogna cercare appunto di utilizzarlo bene o male come un lanciagranate normale. Ha più che però un'area di azione decisamente più ampia, che fa ben comodo. Pure potrei anche aspettare che qualcuno prenda il turbo qua e glieli piazzo sotto ai piedi. Vabbè, questo l'ho preso in pieno, ovviamente. Se lo prendo in pieno, sciotta come tutti i lanciagranate. Oppure possiamo fare anche così, le facciamo esplodere tutte insieme e rilasciando esplodono. Rilasciando R1 esplodono tutte quante. Va bene, allora penso che farò un'altra partita, perché l'ho presa tipo 4 volte in questa partita. Comunque avete visto che è veramente veramente carino. Voglio riuscire a fare qualcosa di carino con lasciando le mine per terra. Che palle, ho interrotto la serie, ero in serie da 7 partite tipo. Dicevo, voglio riuscire a fare qualcosa di carino lasciando le mine per terra, perché è divertente. Essenzialmente come arma è forte e divertente. Questo è quello che mi piace, perché lasciando le mine per terra, soprattutto se sei in gunfight piccoli o in mappe piccole,
è veramente divertentissimo perché magari si uccide dopo oppure uno non se l'aspetta, muore. È veramente divertente. Quindi adesso vediamo se riesco a fare un'altra partita decente. E ecco. Cosa hai raccolto di bello? Zona persa. No, no, questo bisogna prenderlo meglio. Vediamo se... Fuggi, 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 fuggi. Oh, bella la kill con la mina. Così la volevo. Dai, qualcuno venga, qualcuno venga. Vai sulle mine, vai sulle mine. No. Quasi, quasi, quasi. Vedete, quello là per esempio sta andando sulle mie mine che avevo lasciato per terra. In controllo potrebbe essere molto comoda, perché se lasciamo le mine nella zona facciamo veramente, veramente male. Per esempio voglio provare a mettere le mine mentre controllo la zona, così per venire a uccidermi devono per forza passarci sopra. Proviamo, 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 proviamo. 5 minuti. A questo punto mettiamole tutte. Sì, bella così. Venite, venite. Ho ucciso gli impulsi, peccato. Altrimenti una doppia me la faceva, pensa. Vedete, è veramente divertente come arma. Cioè, è forte e divertente. È questo che mi piace. No, non è morto. Infame. Il problema è che per uccidere servono due mine. Cioè, se prendiamo in pieno, uccide subito. Però, in generale, servono due mine per uccidere. Se le piazziamo per terra. Vabbè, abbiamo finito, non sono riuscito a mostrarvi tantissimo in questa seconda partita, però l'utilizzo che volevo facessi dell'arma l'ho fatto. E appunto ragazzi, l'arma è veramente divertentissima da utilizzare, io vi consiglio di provarla almeno una volta. E poi non è nemmeno tanto male perché le fa le kill comunque. Quindi ragazzi, questo era il prospettore, io vi consiglio assolutamente di provarlo. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul. E la tua luce. È